Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare delle casse che vi serviranno per ottenere le armature di Europa. Per chi non lo sapesse, infatti, durante la campagna e la questline Reconquista di Europa, Varix vi darà delle quest che vi richiederanno di aprire determinate casse in determinate zone di Europa. Ogni quest vi ricompenserà con un pezzo di armatura di Europa e generalmente vi richiede di aprire al massimo 3 casse. Se a un certo punto vedete che vi manca qualche pezzo e Varix non vi dà la quest, è perché semplicemente dovete andare avanti probabilmente o con la campagna o con la questline. Nei prossimi minuti quindi andrò a farvi vedere dove sono posizionate le varie casse in base alle differenti zone d'Europa. Prima di iniziare però vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, iniziamo. Ci tengo a specificare che per aprire tutte le casse dovrete aver ottenuto tutti i cristalli di stasi e quindi completato la campagna. Per la prima cassa posizionata sul Nexus non ho registrato nessuna clip, dato che questa si trova durante la campagna ed è addirittura segnalata. Andando per ordine però, andiamo prima a vedere quelle nell'ex Scienza Bray. Spawnati al passo di Caronte, quindi dirigiamoci verso il promontorio di Cadmo e prendiamo quindi la strada che porta a sinistra. Qui dobbiamo avvicinarci alle strutture dei caduti sulla sinistra e in questa parete troveremo un varco. Entrando e seguendo la strada ci ritroveremo nell'ex Scienza Bray. Raggiunta quindi questa grande stanza, che per intenderci è la stessa in cui utilizziamo la stasi per la seconda volta durante la campagna, sulla destra troviamo delle scale che ci portano ad una stanza. Entrate dentro e sulla sinistra troverete la prima cassa. La seconda cassa dell'ex Scienza Bray si trova poco più avanti. Andate quindi in fondo allo stanzone e sulla sinistra troverete una porticella. Seguite il percorso fino a che non raggiungerete una porta bloccata dalla stasi. Apritela e, superata la grande stanza con gli Exo, nell'angolo a sinistra troverete la seconda cassa. Continuando questo percorso arriverete fino a Eternità, dove troverete un'altra cassa. Superate quindi il crepaccio, scendete nel buco e superate anche le stanze nei server. Seguendo il percorso fino alla stanza finale, dove per intenderci abbiamo combattuto il Tecnocrate, vi ritroverete in questa stanza completamente bianca. Sopra il ponticello centrale troverete la cassa di Eternità. A questo punto le casse in questa zona sono terminate. Tornate quindi al promontorio di Cadmo e entrate nel settore perduto sotto la struttura Vex. Questo si chiama Perdizione e qui all'ingresso, dove troverete i primi nemici, ci sarà anche la cassa. Passiamo ora alle due casse che stanno verso il Neoris, che per intenderci è la struttura dei caduti posizionata in alto sulla mappa di Europa. Passando quindi dal promontorio di Cadmo, continuate sulla sinistra verso le rovine del Vespro e sempre sulla sinistra troverete l'entrata al Neoris. In ogni caso è la stessa strada che avete fatto tantissime volte durante la campagna, quindi è difficile sbagliarvi. Continuando in direzione della stanza di Eramis, ad un certo punto, sotto le scale, troverete una cassa. Per la prossima salite le scale e continuate dritti fino a che non troverete un bivio. Se vi ricordate, durante la campagna abbiamo trovato una porta costantemente bloccata dalla stasi. Avendola ora completata però potremo aprirla. Quindi fatto ciò salite le scale, prendete l'ascensore, salite le seconde scale e nella stanza con il portale troverete un'altra cassa. Per l'ultima dovete entrare nel portale e seguire la strada. Ad un certo punto vi troverete un'altra porta sbarrata dalla stasi, non apritela e andate a sinistra. In questo modo raggiungerete il ferro del Tecnocrate. Continuate a seguire la strada fino al grande ponte che vi porta alla fabbrica di armi. E una volta raggiunta questa zona con i binari, sulla piattaforma di destra troverete un'altra cassa. Passiamo ora alle casse nell'abisso di Asterion. Queste sono tutte posizionate nel Nexus e verso il posto dell'infinità. Iniziando da quelle del Nexus, quindi entrate nella struttura Vex e andate verso sinistra. Seguite la strada e, superata la stanza in cui trovavamo la prima cassa durante la campagna, continuate ad andare avanti.
Subito dopo questo mini parkour con il ghiaccio, in questa stanza completamente congelata, sulla sinistra troverete un'altra cassa. Le ultime due casse si trovano nel posto dell'infinità, quindi se per il Nexus siamo andati verso sinistra, questa volta dovremmo andare verso destra, dove troverete un'altra porta sbarrata dalla stasi. Apritela e continuate dritti superando tutte le strutture Vex finché non vi trovate in questa stanza, diciamo, arancione. Appena entrati sulla sinistra troverete una parete Vex con una piccola rientranza, proprio lì ci sarà la cassa. Per l'ultima continuate a seguire questa strada per intenderci verso la zona in cui abbiamo combattuto Philax, il primo boss della campagna. Nella stanza dove spawnava il bipode, a sinistra, dietro una colonna, troverete l'ultima cassa. Quindi una volta aperta anche questa cassa avrete tutti i pezzi di armatura necessari a completare le quest di Varix e quindi avrete anche il full set di Europa. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita e detto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.